Federico Marrone, quali sono le emozioni di essere qui a presentare questo dolce? Sicuramente tante, perché è una bella soddisfazione poter presentare qui il dolce che io ho dedicato alla perdonanza e non solo, anche perché i clienti raccontano un po' quello che è tutto il territorio aquilano e quindi non solo l'evento della perdonanza in se stesso. Parliamo degli ingredienti, lo zafferano è fa da re, dalla namelaca alla cialda. Sì, abbiamo deciso di mettere lo zafferano di Navelli, ci sono anche le mandorle che raccontano un po' quello che è il nostro territorio aquilano, visto che si produceva e si coltivava la maggior parte qui. Abbiamo aggiunto anche qualcosa che viene sempre però dall'Abruzzo, che è la liquirizia di Atri. E in che modo la liquirizia sposa lo zafferano? Abbiamo fatto un gel a base di limone e zucchero, abbiamo aggiunto la liquirizia a metà cottura in maniera che è un sapore che si sposa molto bene con lo zafferano essendo molto fresco. Perfetto, e qual è l'ispirazione del piatto? È sicuramente affacciarsi e pensare alla città e dedicargli un dolce, per me questa è la dedica all'Aula. Perfetto, grazie mille. Grazie.